Una partita che non ha aiutato niente. Abbiamo vinto, non si sa perché. Vaffanmoc! Dai! Vaffanmoc! E che cazzo? E vaffanmoc a chi da morto? Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Finalmente! Parte da oggi, Lera Mazzarri! Parte da oggi! Parte da oggi, Lera Mazzarri! Parte da oggi! Avevamo già il Mattarello pam, 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 pronto, proprio pam, spaccare tutto quanto! Ma si può fare una roba del genere e segnare il gol al 96esimo in una baruffa finale in cui erano tutti dentro la palla lì ti, e poi la tira dentro Rachmani? Sul Napoli bisogna dire che quello di Rachmani è veramente un gol che un pochettino scrosta, come posso... scrosta è un termine proprio ghiacco, sceno, ma stempera. Manda un po' via l'attenzione, si vede proprio nell'esultanza di Rachmani, proprio nell'abbraccio finale. È un gol che in questo momento sblocca, secondo me, anche un po' mentalmente. Ce l'abbiamo fatta, giocando male, ma erano importanti i tre punti. Mamma mia, che sofferenza. Forza Napoli! Ho vinto da roba 30 anni, che emozione, finalmente! Una vittoria così sprema che ci arrepigliamo, voglio di spera, ma spera solo e per nominarmi in super coppia italiana proprio più grintosi. Dai, no! Sì! Mamma mia! Una vittoria insperata! Una vittoria sofferta! Una vittoria che io non ci credevo più! Una partita che è incominciata in salita con un gol della Madonna di Candreva. Io la vedevo veramente male oggi, la vedevo male. Poi per fortuna quel rigore di Fazio, che è il rigore, mi scassato cazzo, è il rigore, punto. Ups, grazie al rigorino vince anche il Napolino, Rigore regalato all'Ester italiano, giusto per dargli un po' d'ossigeno. E gol trovato in finale del secondo tempo per il vantaggio. Ma un Napoli che non meritava niente, nemmeno il pareggio meritava. Barbapapà, io non incomincio da te. Te vedo tutti sorridenti in da tribunetta. Te devi andare da Napoli. Domani mattina te ne devi andare da Napoli, non è che sulle se piglia per i fondelli con questa vittorina, con la Salernitana fanalino di coda, a misurati 100 minuti. Ok, è inutile che rire. Tenia io a Napoli, perché mo ti ne nati 25 babbarini da sacca e siamo sempre uguali. E la Salernitana in tre partite, che sono quelle che mi ricordo, Salernitana-Milan, Salernitana-Juve e Napoli-Salernitana, le ha perse tutte e tre nei minuti di recupero. E sapete, quando succedono queste cose, significa che nella squadra c'è probabilmente mancanza di personalità. Oh, come fate voi? Po, 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 no, no, no. Bulu e dia, po 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 rororo, come fate voi po 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 rororo, bulu e dia, noi li facciamo po 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 rororo, ami Rachmani po po rororo, ami Rachmani po po, ami Rachmani, ha fatto gol! è merito mio sto giro, perché a un certo punto ho dovuto mettere la maglietta del Napoli, ho detto qua ci vuole un fluido positivo, ho messo la maglietta del Napoli, come la stavo mettendo ha segnato Rachmani, perciò il vero merito è mio. Vittoria in extremis, ragazzi, pazzesca. Mamma, che sofferenza, se ci siamo,
Che sofferenza. Che sofferenza. Bravo, io riuscirò. La sofferenza. Speriamo, speriamo di ripartire da questa vittoria. Almeno abbiamo visto orgoglio, abbiamo visto un poco di cazzimma. Sì, ma è stata una brutta partita. Ah, boh, sempre il derby. Napoli, sempre sì, derby. Sì, è sempre un derby. Però ce la siamo vista brutta questa partita, abbiamo sofferto tantissimo. Finalmente, finalmente, come sei remise, già stivo. Ah, ci mi da 3-4 soglio letta, endo conciato mi stai vediamo, fa. Ma è andato tutto bene perché finisce.